The New Stories. La tua informazione libera. Papa Francesco pubblicherà presto la sua autobiografia Life, la mia storia, in cui racconta diverse parti della sua esistenza, tra cui un curioso episodio avvenuto quando ancora era in seminario. Durante quell'anno in seminario ebbi anche una piccola sbandata. È normale, altrimenti non saremmo esseri umani. Avevo già avuto una fidanzata in passato, una ragazza molto dolce che lavorava nel mondo del cinema e che in seguito si è sposata e ha avuto dei figli. Racconta Bergoglio. Questa volta invece mi trovavo al matrimonio di uno dei miei zii e rimasi abbagliato da una ragazza. Mi fece davvero girare la testa per quanto era bella e intelligente. Per una settimana ebbi la sua immagine sempre nella mente e mi fu difficile riuscire a pregare. Poi per fortuna passò, e dedicai anima e corpo alla mia vocazione, scrive il Papa nel libro in uscita il 19 marzo. Bergoglio parla anche di un tema molto discusso negli ultimi tempi, le sue possibili dimissioni. Francesco è reduce da diversi ricoveri in ospedale e molti hanno ipotizzato un prossimo ritiro sull'esempio del suo predecessore Benedetto XVI. Il ministero petrino è ad vitam, e dunque non vedo condizioni per una rinuncia. Le cose cambierebbero se subentrasse un grave impedimento fisico, e in quel caso ho già firmato all'inizio del pontificato la lettera con la rinuncia, che è depositata in segreteria di Stato, a scrive il Papa. Se mai dovessero verificarsi queste condizioni, Francesco non si farà chiamare Papa Emerito, ma semplicemente Vescovo Emerito di Roma. E mi trasferirei a Santa Maria Maggiore per tornare a fare il confessore e portare la comunione agli ammalati. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.